il divino Otelma. Buonasera. Vi salutiamo e benediciamo da Genova, amate pecorelle. È in diretta ancora? No, ma Parenzo chi è? Parenzo? Parenzo è un termine che per assonanza ci fa venire in mente quella certa canzone molto nota tra le plebi rurali, la mula di Parenzo. La mula di Parenzo, che è un celebre brano cantato dal popolo in tempi lontani. La mula di Parenzo metteva su bottega, e tutto la vendeva fora che il baccalà. Ecco, suonava così la canzone. Vabbè, adesso non litigare, io volevo farvi riconciliare e invece litigate ancora. È in diretta. Sì, Mago, certo. Faccia una magia, l'ultima, sparisca. No, vabbè, Parenzo, ma tu sei blasfemo, è una vergogna. Guarda, ma chi, questo è il signore, questo nulla ambulante che tenta disperatamente di farsi notare con queste scialbe sortite che non impressionano oggi. Ebbene, costui ritorni nella sua cloaca. Un attimo, Parenzo, fai un attimo concludere il divino, un attimo. Scusi. Divino, concluda. Stavamo dicendo che cosa? No, stavamo parlando... Niente, nulla! No, nulla! Sì, ma siccome abbiamo accennato a due o tre... argomenti, sì, certo, divino. Allora, no, però, Parenzo, qui abbiamo una situazione. Tu hai detto che dal punto di vista politico il divino è nulla, però qui vedo nel programma della festa di Atreju del ministro Meloni che ci sarà addirittura uno spazio dedicato al divino, che è stato invitato con una lettera lunghissima pubblicata sul sito del divino e anche distribuita via mail a tutti. A tutti i contatti del divino, per cui insomma voglio dire c'è un ministro della Repubblica che fa una festa che invita il divino a questa festa, insomma. Sono non è che sia una grande novità, la conosco, ministro Meloni, un attimo divino, un secondo divino, abbiamo sempre avuti, insomma, non ho capito divino che dice lei. Non è una grande novità che abbiamo contatti con i ministri della Repubblica, questo è ben noto, che noi abbiamo sempre avuto contatti con i ministri, con i deputati, con i senatori. Per esempio, come tutti sanno, abbiamo celebrato un possente rituale propiziatorio con la partecipazione di Prodi, Bertinotti e Veltroni in qualche anno fa, che ha sortito un effetto significativo. Noi d'altra parte siamo super parte. Scusi divino, che rituale propiziatorio era? Erano tutti insieme, non ho capito. Sì, certo, tra l'altro chiunque lo desideri andando nel sacro sito divinotelma.com troverà sicuramente anche delle foto che riguardano quel rito. Sì. È un rito cui hanno partecipato appunto Prodi, Bertinotti e Veltroni, hanno unito le sacre candele consacrate, noi annunziamo la vittoria dell'Ulivo, purché si fosse votato nella primavera del 96, come poi accadde, e quindi l'Ulivo vinse. Capito Parenzo? No, sono allibito per due ragioni. La prima è che il ministro Meloni è una persona brillante, anche simpatica, ha tolto la polemica su Morgan, ma voglio dire, è una persona che fa politica da tanti anni, secondo me è una bella goliardata, che sai che questi di Atreius fanno sempre queste goliardate, no, alle loro feste ex fronte della gioventù, quindi evidentemente la presenza del divino, che non voglio più chiamare divino, di Otelma, il mago Otelma, è sicuramente una goliardata. Ho capito, perché non lo vuoi più chiamare divino? Perché non lo vuoi più chiamare divino? Ma il rito erodo da una spaventevole invidia, un attimo, della sua nullaggine, e tenta disperatamente di lambire la nostra sacra veste. Ma non si riesce, poverino, cos'altro può fare, cos'altro può dire, trascinarsi inutilmente per questa valle di lacrime, impetrando la nostra paterna condiscendenza, e in effetti noi abbiamo pietà per costui. Abbiamo pietà. Pietà. Senti, David, ma io non capisco una cosa, ma spostandoci un attimo perché altrimenti non reggo, Fini è arrivato? Fini è arrivato, ha registrato e tra poco lo vedremo in onda. Ah, già registrato? Credo di sì, credo di aver capito di sì. Tu credo di aver capito, lo sai. Credo di aver capito che è andata così.
credo di aver... Ma chiedete al divino, no? Chiedete al divino cos'è accaduto, eh? Mago, forza! No, adesso... Guardi la bella palla di cristallo, cos'è accaduto, mago, dove e quando, perché se non ci si spiega il contesto, naturalmente, cioè non... Ah, scusi, mago, scusi, senta, noi mago, non, niente, qui... dobbiamo sapere di cosa state esserci... parlando per poter interagire. No, il... Le spiego io l'epifenomeno di oggi, mago. Qual è? L'epifenomeno di oggi. Ma perché mago? Che... Divino? Che mago? No, tu lo vuoi chiamare mago? Vabbè, d'accordo. No, divino lo fa apposta, poverino, lui si riduce a questi banali strumenti di provocazione che connotano effettivamente la sua pochezza mentale. Questo ormai i nostri ascoltatori l'hanno ben compreso, lo sanno, e lo sono sanno. Certamente dalla nostra parte e non certamente dalla parte di questo poveretto. Non possiamo sempre dire troppe cazzate tutte insieme. Allora le faccio il quadro del luogo nel quale siamo. Siamo alla 7, esterno notte. Era annunciata la presenza del presidente della Camera Fini negli studi della 7. Allora, dalle fonti in suo possesso, Fini è già arrivato o deve ancora arrivare? La palla di vetro del divino hotel. Questa è una autentica corbelleria. Noi naturalmente non perderemo il nostro tempo prezioso per simili baggianate. Ben altri sono gli scopi della nostra esistenza. Ci siamo reincarnati. Certo, non per queste qui. Ma vi siete anche reincarnati, quindi c'è un hotel, ma... siamo disponibili a parlare soltanto su grandi temi. Sui temi di cui parleremo certamente anche ad Atreju in Roma per 3 giorni, giovedì, venerdì e sabato, con i principali esponenti del mondo politico. Però scusami, Parenzo, tu sei stato invitato per 3 giorni ad Atreju, no? Cioè, no, questo è no punto. Ma non volevo neanche, per carità, poi ognuno invita chi gli pare, però mi sembra davvero incredibile che per 3 giorni, non solo un'ora o mezz'ora, perché un conto è un'ora di zanzara, meraviglioso, cioè, d'accordo, ma per 3 giorni. Cioè, secondo me deve essere un reato, il reato è quello si di... Si otterrà un risultato, certo, un aumento considerevole, significativo delle presenze, come del resto si registra regolarmente sia in televisione sia in qualunque altro contesto noi siamo presenti. Mm. Al contrario, se ella si presentasse ad Atreju o in qualunque altro contesto, nessuno si accorgerebbe della sua presenza. Maghetto, scusi, signor Telma, il problema non sono io, cioè lei non risponda sempre su di me, il problema è lei. Ma è lei che provoca, è lei che cerca disperatamente con la provocazione di attirare degli anelli mostruosi il nostro sguardo, perché se no effettivamente noi non penseremmo mai a lei, non sappiamo neanche chi è, figuriamoci. Ecco, appunto. Fini a Monte Carlo, naturalmente parleremo anche noi a Roma nei 3 giorni di Atreju, su questo non vi sono dubbi perché ci aspettiamo domande al riguardo, quindi risponderemo. Tutti interessati a sapere il parere del divino, ovviamente. Beh, certo. Le masse, le folle oceaniche per il divino. Ma senza dubbio, infatti noi diamo per scontato che avremo un audience assai... Ma la pagano per andare lì, divino? No, non la pagano. Vitto alloggio. Vitto alloggio, no, ma questo è certificato, no, divino, mi scusi. Ma naturalmente se così è scritto nella missiva, così sarà, non vi è dubbio. Bisogna la missiva, sempre la lettera. A quello che si legge, certo. No, la missiva è indirizzata dal ministro Giorgia Meloni alla cancelleria del divino. Cancelleria, vero? Sì, la cancelleria. Così scritto perché non dobbiamo credere al ministro, certamente si tratta di un ministro giovane, dinamico, intelligente e credibile, quindi tra l'altro è uno dei pochi ministri per i quali noi prevediamo, e l'abbiamo previsto già da molto tempo, anche a un giorno da pecora, abbiamo previsto pieno successo nell'avvenire, e così sarà, perché davanti al ministro Meloni noi vediamo la luce, al contrario non la vediamo per altri esponenti politici che sono chiaramente in declino. In declino. Cioè, analisi perfetta, mi pare un'analisi molto lucida peraltro, no? Prima di dettagli, ricca di analisi, no? Comunque la questione della casa di Fini, se vogliamo dirla tutta. Diciamola tutta, manca solo questo. È molto semplice, è assolutamente semplice, e si verificherà nei prossimi tempi che come sempre la nostra valutazione e il nostro vaticinio si sono rivelati. Qual è il vaticinio? Il vaticinio riguarda fondamentalmente la fattibilità delle dimissioni del dottor Fini dalla presidenza della Camera e l'accoglimento da parte del dottor Fini dell'invito alle dimissioni. Sì. Orbene, dopo attenta disamina, noi siamo giunti alla conclusione
che il dottor Fini non lascerà l'alto seggio. Caspita, mamma mia, che analisi! Del tutto inutili. Ma forse non bastava leggere i giornali, divinissimo? Sprecato, e non prenderà mai in considerazione questa eventualità. Uno scoppo, sì, deciderà eliminare Fini, dovrà farlo con altri mezzi. Beh, scusami, ecco. Però, Parenzo, questa qua non è un'analisi. Ma non è un'analisi, tu ti confondi. Ma non è un'analisi, è la previsione del divino Telma secondo le notizie in suo possesso. Non voglio dirti cosa mi faccio, non voglio dire per motivi di pudicizia che cosa mi faccio io con la previsione del divino. Voglio dire semplicemente che senza l'aiuto del divino bastava leggere in questi giorni i giornali e capire che Fino si sarebbe mai dimesso. Non è che devo ascoltare uno vestito di verde. No, ma è diverso. Terzo, è una... sono fallibili, al contrario nostro noi siamo infallibili. Hai capito quella differenza? Hai capito? Cioè l'analisi dei giornali sono fallibili. Le analisi diverse, evidentemente basate su altre cose del divino, sono infallibili. La differenza è questa, perché non hai capito? Non riesco a capire. Guarda, scusa, ho un pregiudizio ideologico. Insomma, non si può cavare troppo da questa povera mente ormai sbilenca che non raggranella più nessun risultato concreto. Si trascina inutilmente, butta lì qualche parola a caso, che neanche sa quello che dice. Divino, il divino dove è andato? Divino è qui, con noi. Noi siamo qui in ascolto. È sempre in ascolto. Che culo. È sempre in ascolto. Culo. Vabbè, dai. Che fortuna. Ho capito, no, ma... è insopportabile, è una persona insopportabile, vero? Ma voi altezzoso, noi... altezzoso, insopportabile, dice banalità irritanti. Chi sei per rivolgerti a noi con questi accenti profani? Sono un cittadino, profani. Ma noi chi? La cancelleria, deambulante nel vuoto, con una mente che non esprime alcun... Divino, la interrompo un attimo, mi scusi. Noioso e anche un po' brutto. Divino, mi scusi per Parenzo. Credo che la dizione Popolo della Libertà ne debba contenere al suo interno molte altre. Tra queste certamente credo che PDL debba significare anche popolo della legalità, perché noi siamo tutti figli di uomini come Paolo Borsellino.